Puoi raccontarmi la tua esperienza da ex studente a vicepresidente vicario alla fase attuale? Di questa esperienza, considerato che sono entrato al Pininfarina il 1° ottobre del 1971, quando ancora festeggiavo il compleanno col primo giorno di scuola, è abbastanza complesso, considerato che finito il diploma a luglio, da metà ottobre ho cominciato a insegnare. Pininfarina è un istituto che è cresciuto nel tempo, è cresciuto non soltanto come dimensioni, come numero di classi, quando ero studente aveva circa 30 classi o giù di lì, adesso ne ha 46, ha avuto negli anni 80 punte di 70-75 classi. È un istituto che ha sempre dato ampio spazio alla vivacità degli studenti e degli insegnanti del corpo docente. Studenti che non sono stati sempre soggetti passivi, no? Ricordo i picchetti di quando ero studente, i cortei interni, le lotte studentesche degli anni 70, degli anni 80, sempre però con uno spirito collaborativo con le varie presidenze, dalla preside Carpignano di quando ero studente alla presidenza Banaro, che ha caratterizzato i primi anni del Pininfarina in via Ponchielli, con l'avvento degli organi collegiali e quindi con una svolta all'interno della scuola di, non direi di democrazia, ma di altra impostazione partecipativa rispetto al ruolo degli studenti e al ruolo dei genitori. Ci parli della prima fase, quando tu ti sei iscritto, e del movimento studentesco in particolare, quindi gli anni 70. Beh sì, io posso parlare, diciamo così, del periodo che va dal 69-70, l'anno in cui mi sono iscritto, al 73-74, l'anno in cui mi sono diplomato. Sono anni molto, molto vitali, molto importanti anche per i giovani di quella generazione, sono anni nei quali si discute praticamente di tutto, sono anni di grande partecipazione dei giovani all'attività politica, anche la riflessione sulla scuola. Cioè, era un'elaborazione che si svolgeva tra i giovani, prendendo spunto da quello che accadeva nella vita sociale tutti i giorni. Vivevamo qui, c'erano un sacco di fabbriche in questa zona, e quello che accadeva nella società aveva direttamente una ripercussione nella scuola. Questo anche facevano riunioni al pomeriggio, 30, 35, 40 persone. Il movimento non era apolitico, il movimento studentesco di allora era necessariamente schierato a sinistra. Era di quello che si parlava, della possibilità di far avanzare il paese verso una prospettiva di maggiore giustizia sociale. Nessuna accentuazione settaria, no? Non è che perché tu la pensavi diversamente da me, questo poteva significare il fatto che venisse escluso. Il tipo di democrazia che si praticava allora era una democrazia di tipo assembleare, e però quando era necessario però venivano eletti dei delegati da parte dell'assemblea. Gli studenti inizio d'anno formulavano le proprie proposte rivendicative, le portavano al capo d'istituto, il capo d'istituto normalmente diceva di no, e gli studenti andavano avanti per un certo periodo di tempo occupando, utilizzando le forme di agitazione che ritengono più opportune. Si trattava di rivendicare dei diritti fondamentali, cioè il diritto di riunirsi, il diritto di affiggere le proprie riflessioni in qualche luogo dentro la scuola, la possibilità di utilizzare la scuola non soltanto per studiare un mattino nelle aule, ma anche per svolgere altri tipi di attività. La scuola alla quale ci riferiamo, mi riferisco io, è una scuola molto più rigida, molto più chiusa. Si ottenne un'aula per gli studenti, si ottenne la possibilità di avere una bacheca sindacale. Ti ricordi come punto di lavorazione? Sì, la Pininfarina allora aveva iniziato la sua vita come succursale dell'avvocato, e poi aveva iniziato l'anno mia figlia di militare. Si fece tutta un'attività di protesta e di pressione nei confronti della provincia per poter ottenere una nuova sede, e in questo il movimento degli studenti venne utilizzato come elemento principale della protesta, e il dirigente preside di allora, la professoressa Carpignano, fu anche molto attiva nel sostenere questa protesta, nel fare la sua parte. Quando ne arrivavamo ci rendevamo conto di che dove erano finiti, cioè erano finiti a ridosso della ferrovia, e quindi
con le classi che si trovano da questa parte, la formazione diventava veramente un disastro, perché lì, soprattutto nella parte centrale della giornata, ogni 10 minuti, un quarto d'ora passava un treno e le lezioni si interrompevano. L'urbanizzazione della zona non era completa, cioè non c'era l'asfalto per le strade, ma per passare nel fango, prima di poter accedere alle scale dell'istituto, subito dopo, appena cominciarono i primi carri, ci si rese conto dei problemi anche strutturali che c'erano, perché l'edificio è un prefabbricato. Una situazione disastrosa sulla quale poi ci troviamo subito in difficoltà. Preoccupazione, perché venne il Presidente del Consiglio dei Ministri di allora, l'onorevole Rumor, noi pensavamo di organizzare una manifestazione all'Olanda, manifestazione di protesta, ricordo ancora lo slogan che era più fatti di Rumor, ma non fu possibile far niente di tutto questo, tutta la zona venne blindata, le parti di polizia c'erano dappertutto, il concentramento di studenti fu possibile soltanto in Piazza Venezia, la polizia attaccò, noi l'immigrazione non la vedevamo. Non ne sentimo neanche il rumore, tanto lontano ci avevano tenuto, e l'indomani mattina però ci fu un momento di grande protesta anche per molti tra gli studenti più attivi nel comitato di base di allora, venne alla scuola chi con un braccio al collo, chi con l'occhio pesto, insomma fu una situazione abbastanza fastidiosa, abbastanza complicata, e poi se io anche rapporti con la dirigenza per tutto quell'anno e forse anche per gli anni a venire. Presidente Panaro ha dato una grossa impronta e una grossa crescita professionale all'istituto. Da lì sono nati gli impulsi delle prime sperimentazioni che hanno portato Ergon e Ambra, che l'istituto ha seguito passo passo, con prima sperimentazioni metodologiche interne, poi con la partecipazione ai progetti assistiti nazionali, professori Di Riso e Tamburini che hanno partecipato a tutti i lavori nazionali, la professoressa Sargenti, fino all'avvento di Ambra, ecco, il primo passo della riforma dell'istruzione tecnica. La sperimentazione del corso tele ha avuto una fase preparatoria molto intensa nell'anno scolastico 1979-80. Tutti i docenti interessati si trovavano un pomeriggio alla settimana per discutere sulle metodologie, sui nuovi programmi e incontrare anche esperti del mondo del lavoro per definire la nuova figura professionale del tecnico in telecomunicazioni. Voglio chiedere una cosa, nell'individuazione di questi programmi, le novità poi di inserire in questi programmi, vi siete confrontati anche con altre scuole, con altri enti, con l'industria? Il processo di innovazione, prima ancora dell'inizio delle sperimentazioni, fine anni 70, inizio degli anni 80, è iniziato attraverso l'introduzione di alcuni elementi tecnologici fortemente innovativi che avevano il nome di microprocessori. E questo è stato possibile grazie all'aver avuto un rapporto, una frequentazione con dei corsi che erano tenuti da docenti del Politecnico di Torino, noi docenti del Pininfarina abbiamo frequentato, in particolare ma non solo io, i primi momenti di aggiornamento. L'introduzione di questa innovazione nei laboratori del Pininfarina è stato, diciamo, il grimaldello, se si vuole, insomma, che ha portato poi ad aprire delle prospettive, diciamo, di innovazione un pochettino più vaste. La differenza tra quelli che facevano la sperimentazione e quelli che invece non attuavano questa sperimentazione. Gli allievi come prendevano questa sperimentazione? All'inizio erano un po' frastornati, perché il modo di affrontare era quello della metodologia del problem solving, nel senso che noi ponevamo dei problemi e bisognava cercare di risolvere, non davamo noi la soluzione a priori. E quindi questo non era nell'ottica, in genere a scuola si dice un esercizio si fa così così, e loro si aspettavano che anche noi dessimo soluzioni prestabilite. Poi però si abituavano e devo dire che la cosa poi
funzionato bene. E anche successivamente io ho incontrato degli allievi già diplomati e è venuto riscontro di questo fatto proprio sulla metodologia. Mi hanno detto: ci avete insegnato a lavorare, che era la cosa fondamentale, che loro hanno poi, come dico, anche dopo il diploma apprezzato. È importante sottolineare l'interdisciplinarità di innovazione che ha determinato anche poi la realizzazione di un testo che è stato il primo testo pubblicato da un editore scolastico. Sono seguiti molti altri testi, quello che volevo citare in modo particolare anche per il ricordo di una persona che non c'è più, che è il professor Roberto Dionisio, che ha prodotto appunto un testo fortemente innovativo, scritto unitamente al professor Del Pozzo e al professor Romose, un collega del Peano. Questo fervore all'interno dell'Istituto Pininfarina ha portato, in parte già evidenziato dalla presentazione dei testi che dicevo precedentemente, ma sia nella specializzazione di elettronica e telecomunicazioni, sia in quella di meccanica, qualche anno dopo ha portato a far sì che molti dei colleghi diventassero autori affermati. Il progetto ha acquisito sempre più consistenza fino a diventare organicamente assunto dal Ministero a livello di sperimentazione su tutto il territorio nazionale. L'innovazione del progetto Ambra aveva diversi aspetti significativi, tra cui un'anima interna forte. Allora, da una parte c'era l'evoluzione tecnologica, dal punto di vista dell'innovazione metodologico-didattica che c'è stata dentro il progetto Ambra, è stata quella dell'aver riqualificato il ruolo del laboratorio. E tu sai che la sperimentazione, quanta gente nel collegio docenti non voleva questa sperimentazione. Le lotte, tra virgolette, ce ne sono state. Le innovazioni, come sempre capita, diciamo, hanno delle fasi che possono essere anche, in alcuni casi, travagliate, nel senso che devono germogliare, crescere e svilupparsi. Allora c'era ancora il preside Panaro, a cui sono succeduti anche altri presidi, insomma. Martinelli, San Martano, e Colusso, che hanno quindi favorito lo sviluppo e da parte dei docenti stessi, che hanno fatto una scelta inserire questa sperimentazione soltanto in alcune classi, mantenendo quindi la possibilità di un doppio binario, quindi alcuni corsi mantenevano l'approccio di impronta tradizionale ed altri invece sposavano in modo più deciso la parte innovativa, insomma. La risposta alla tua domanda ha portato anche nell'andare degli anni a determinare uno stato di fatto. I docenti che avevano sposato la sperimentazione erano nelle classi sperimentali e si ritrovavano di più come gruppo, e parimenti l'altro ha mantenuto un'altra caratterizzazione. Questi due gruppi in qualche misura si sono confrontati, dove il confronto talvolta è stato anche un pochettino più acceso. Ad esempio, non abbiamo avuto tempo di parlare dell'introduzione del primo progetto europeo a Pininfarina. Noi abbiamo fatto un progetto europeo che non riguardava in modo specifico il progetto ANDA, l'iniziativa, e quindi io ho una foto, se vi interessa ve la faccio avere, dove abbiamo tutto il gruppo dei docenti, dei ricercatori che da tutta Europa erano venuti qua da noi. Parliamo dell'inizio della sperimentazione, perché noi ci siamo conosciuti dai tempi dell'avvocato e quindi non parliamo di quello, parliamo da quando siamo venuti a Pininfarina. Primi anni 70 e primi anni 80. Primi anni 80, diciamo nell'anno 81-82 ci siamo resi conto che la specializzazione meccanica oramai presentava delle condizioni di vetustà, cioè non erano più in condizione gli studenti di rispondere a quelle che erano le innovazioni.
azioni che si stavano verificando nell'ambito delle industrie. In particolar modo c'era l'introduzione dell'elettronica nelle parti industriali e dell'automazione. E quindi soprattutto l'automazione, e quindi la parte che era strettamente legata al controllo numerico, che era legata al cambiamento anche di organizzazione dell'azienda, della vita all'interno dell'azienda, del CAD e del CAM. Abbiamo cominciato a confrontarci con le industrie che operavano nel settore meccanico, ma che operavano proprio qui nel territorio. Gli studenti che prepariamo hanno delle conoscenze che probabilmente non vi occorrono più. Secondo noi occorrerebbero queste, queste e queste. Diteci il tecnico che voi volete, quale conoscenze e quale profilo deve avere, un tecnico completo anche dal punto di vista culturale complessivo. Dicevo sì, ma per poter insegnare le cose che necessitano dobbiamo prima essere noi che dobbiamo conoscere e aggiornarsi. E quindi cominciamo a fare dei corsi di autoaggiornamento, quindi proprio tenuti qui nell'interno del Minifarina, organizzati da noi. Successivamente questi corsi di autoaggiornamento diventarono invece più interessanti e più importanti, perché più approfonditi li facemmo attraverso il Politecnico di Torino. E tutto questo sulla parte relativa al controllo numerico, che era la parte, diciamo, innovativa per eccellenza in quel campo della tecnologia. Nel campo della tecnologia, ma anche della meccanica. Successivamente facevo altri corsi di aggiornamento, quindi acquisite queste conoscenze, no, noi docenti, decidevo che era il momento di trasferirle agli studenti. E facevo una prima sperimentazione di tipo metodologico. Successivamente, subito l'anno dopo, però ci rendemmo conto che non potevamo innovare e cambiare, perché non si poteva intervenire soltanto sui programmi, ma bisognava intervenire anche sulla struttura delle materie e proprio del corso. La presentammo, venne approvata, con nostra grande sorpresa. Certamente, come dicevamo prima, avrebbe avuto dei forti contrasti anche nel nostro interno. Pensavamo che ci sarebbe stata una resistenza, soprattutto da parte di chi per anni e anni aveva disegnato, fatto cose, invece devo dire che proprio da parte di questo, posso anche fare il nome, ci fu una tale adesione, apertura ed entusiasmo nell'innovazione che ci colpì tutti e ci trascinò, ci spinse proprio tutti, no, ad accettare, a cambiare radicalmente, per cui il simbolo proprio di eliminare i tennigrafi fisicamente e sostituirli con i computer fu veramente un cambiamento epocale che ha portato poi a quello che era stato poi il grosso successo del Pininfarina in tutta Italia. E quindi con confronti, scontri, anche a volte abbastanza vivaci, e alla fine riuscimmo a portare avanti questa sperimentazione strutturale che andò avanti per parecchi anni. In maniera abbastanza autonoma, strutturale sì, però ancora non allineata alle condizioni. Si cominciò a chiederci di allinearci a quella nazionale, a quella assistita, che secondo noi aveva dei limiti, diciamo che erano i limiti determinati dal fatto che nasceva da esigenze generali, mentre la nostra era proprio calata sul territorio. Alla fine siamo stati costretti ad accettare la sperimentazione Ergon, perché altrimenti c'era stato minacciato che non ci avrebbero dato più l'autorizzazione. In seguito alla sperimentazione, allora Pininfarina ha cominciato a farsi conoscere un pochino in tutta Italia, perché e sia con i telecomunicazioni da una parte che facevano questa sperimentazione e noi che facevamo questa sperimentazione sui meccanici, che è una delle poche in Italia, venivano da tutte le parti d'Italia, Reggio Emilia, ancora venivano colleghi a parlare con noi per conoscere quello che andavamo a fare. E devo dire che effettivamente abbiamo avuto riconoscimenti. Mi ricordo che una volta tornavo da Roma in treno, andato giù a Roma, e nello scompartimento in cui ero io c'erano un gruppo di professori universitari romani che stavano venendo a Torino. Mentre ero lì loro parlavano del più e del meno, io leggevo, ascoltavo, a un certo punto nel discorso che loro stanno facendo parlavano delle scuole che c'erano a Torino, e una delle cose fa, dice, ho saputo, dice che a Torino c'è una scuola nella quale fanno delle cose eccezionali. Ha chiesto l'altro, dice, ah sì, e chi è questa scuola? Dice, il Pininfarina di Moncalieri. Dice, fanno delle sperimentazioni sia nella meccanica, io appena ho sentito, no, così, sono stato, non sono intervenuto, non ho detto io perché non volevo, volevo proprio ascoltare con le mie orecchie che cosa dicevo. Sentirsi così nominare all'interno di uno scompartimento di un treno da professori universitari che parlavano del Pininfarina,
farina, in generale come di una scuola nella quale si facevano delle cose nuove, importanti, diverse da quelle innovative. Dove, in che periodo? Sarà stato nell'86. Poi abbiamo cominciato a fare anche qui nell'interno della periferia una serie di corsi di aggiornamento a livello nazionale per tutti gli altri professori. Venivano fatti parallelamente per i tele, ma anche parallelamente anche nel banca. E poi in quel periodo è partito anche questo confronto, come diceva prima Franco, anche con le scuole straniere. La scuola di San Jean de Vorier voleva fare uno scambio culturale di tipo tecnico con una scuola italiana. Nella sua ricerca è capitata di passare per il Pininfarina, perché veramente mi pare di ricordare che chi ha consigliato loro questa cosa, cioè il Pininfarina, è stato il Colombetti. Proprio all'inizio ci fu questo incontro tra docenti per decidere che cosa fare e come fare, per conoscerci, insomma, e vedemmo che in realtà si potevano fare queste cose. I liceali francesi di Saint-Jean-de-Maurienne sono ospiti da oggi a sabato dell'Istituto Tecnico Industriale Pininfarina di Moncalieri. Restituiscono così la visita compiuta verso metà marzo in Alta Savoia da 18 studenti piemontesi. L'iniziativa realizzata grazie allo sponsor Magneti Maregi non è il solito scambio culturale fra scuole, e vediamo perché. Tecnocity l'hanno incontrata qui, all'Istituto Pininfarina. Perché siamo andati avanti per 3 o 4 anni. Non ho avuto grosse esperienze in altre scuole, diciamo, io ho avuto la fortuna e sfortuna di aver insegnato solo all'avvocato, e poi qua 5 anni all'avvocato, tutto il resto della mia carriera l'ho svolta a Pininfarina. E quindi, non avendo tanti confronti, tu pensi che la tua scuola è una delle tante, invece così non è. Quando ho cominciato a girare per la scuola, per tanti motivi, perché uno diventa un po' più bravino, quindi, oppure perché uno vuole conoscere e girare, quindi non solo in Italia, in Pininfarina, insomma, ho visto che non ce n'erano tanti di uguali, anzi direi proprio di no, e poi anche all'estero ho riscontrato che le scuole erano un pochettino meno, diciamo, meno appariscenti, meno belle, se vogliamo usare un termine un po' più corrente, la nostra. C'è da dire che in seguito a questi incontri che avevamo avuto con Saint-Jean de Maurienne, poi le cose si sono tornate, perché avendo preso contatti con l'estero, allora poi i nostri rapporti con le scuole all'estero si sono sviluppati naturalmente, ci siamo confrontati a Chambéry, a Lione, a Parigi. Quindi questo confronto a cui fa riferimento Franco, no, effettivamente è legato a tutto questo. Per noi che ci abbiamo vissuto, che gli abbiamo dato buona parte della nostra vita, diciamo, è vissuta con un'intensità e una partecipazione tale che ci sentiamo veramente di aver contribuito al buon nome, no, della scuola. Quindi ci sentiamo molto legati. Ecco, tutto questo ha portato poi l'avvento di grosse trasformazioni anche dal punto di vista didattico, citato prima il progetto del successo scolastico, con alcuni progetti collaterali nel senso che erano di supporto, quali il teatro, quali il progetto musica, che consentivano al ragazzo di sviluppare alcune potenzialità e quindi di crescere sotto l'aspetto della persona, non soltanto sotto l'aspetto, diciamo così, dello studente. L'offerta formativa del Pininfarina è stata molto ampia dal punto di vista tecnico, ed è cresciuta nel corso dei 40 anni della sua vita fino a renderlo un punto di attrazione per utenti che provenivano dalla provincia di Torino e anche da altre province. Però io vorrei qui sottolineare una cosa che forse, quanto riguarda una scuola tecnica, è un'anomalia, che l'offerta culturale di questo istituto è stata altrettanto ampia rispetto a quella tecnica, e questo non è così normale. Infatti si è cominciato nei primi anni 90, nell'ambito del progetto Giovani, a dare avvio ad una serie di esperienze, il laboratorio massmediale, il laboratorio teatrale, di questo parleranno altri. Io personalmente ho portato avanti per 3 anni consecutivi un laboratorio di lettura poetica, che consisteva nella scelta di alcuni testi poetici su un certo tema.
E nel commento da parte degli insegnanti di questi testi, e poi in una parte successiva di un seminario, questi seminari si svolgevano regolarmente nel pomeriggio con studenti motivati, non necessariamente migliori, comunque motivati, e poi il professor Candotti interveniva per insegnare agli stessi studenti a leggere questi testi, a interpretarli, a recitarli in qualche modo. Negli anni successivi però tu hai iniziato a fare un grosso progetto. Negli anni successivi però, diciamo qualche anno dopo, si è dato vita al progetto Memoria, tuttora in piedi. Io l'ho guidato a partire dal 98 e l'ho lasciato quando sono andata in pensione nel 2005 e il collega Cavanna l'ha guidato lui. Dovresti precisare eventualmente il coinvolgimento della sua scuola, perché non ha soltanto coinvolto i Pininfarina, ma il comune ha aperto l'iniziativa alle altre scuole di Moncalieri. È vero, il progetto era ampio, coinvolgeva le tre scuole superiori di Moncalieri, allora erano tre, Cimarro e il liceo scientifico Maiorana e noi. E poi l'altra cosa importante che dimenticavo, coinvolgeva l'associazione ANED, cioè gli ex deportati, testimoni viventi. In che cosa consisteva questo progetto Memoria? Era basato sulla sinergia di diversi apporti, perché da un lato c'eravamo noi docenti che facevamo le lezioni introduttive di inquadramento storico, l'approfondimento dei temi, suggerivamo delle letture. L'amministrazione comunale aveva un forte ruolo, nel senso che spingeva, sensibilizzava e finanziava anche il progetto stesso. Allora non era neanche così di moda, diciamo che siamo stati un po' i pionieri di questo argomento. È un vasto argomento, dicevo, per cui noi, affrontandolo per 10 anni o più consecutivi, abbiamo ogni anno ritagliato una particolare angolatura, abbiamo visto l'argomento da una particolare angolatura. La fase di studio iniziale aveva, diciamo, lo scopo di preparare gli studenti attraverso letture che venivano loro suggerite, attraverso visione di film, analisi di film e attraverso lezioni di videoripresa che la collega Carla Piana, che è stata una colonna di questo progetto, l'ha seguito per tutto il suo svolgimento, preparava i ragazzi a usare gli strumenti per poi farsi a loro volta testimoni di quello che avevano visto durante il viaggio, che ogni anno era in uno dei luoghi della deportazione. L'elemento che ha caratterizzato il nostro istituto, no? Cioè il fatto di dare ai ragazzi la possibilità di filmare e quindi portare testimonianze non soltanto cartacee, sì, o orali, ma anche proprio di video, e che ha permesso di realizzare moltissimi, sì, film. Sì, questo il Pininfarina si è distinto, anche se alcuni film che sono stati realizzati in televisione. È abbastanza innovativo anche questa strada. Insomma. Si è distinto abbastanza, abbiamo prodotto una marea di materiali, qui ce ne vedete alcuni, di vario genere, cassette, DVD, ipertesti e poi veri e propri film in una fase di rielaborazione successiva. Gli studenti, sulla base delle nozioni che avevano appreso e delle tecniche che avevano imparato, procedevano a lavorare loro, quindi a rielaborare quello che avevano visto durante il viaggio, riprendere soprattutto le testimonianze degli ex deportati che ci avevano accompagnato, contarle e produrre, sotto la guida di Carla Piana, produrre anche dei filmati. Carla Piana e di Francesco Martino, non dimentichiamo. E anche di Fortunato Mesiano, che è stato anche lui un maestro di riprese. Facciamo degli esempi per capire, qualche esempio. L'anno 98-99 si andò ad Auschwitz, il tema furono le leggi razziali, la Shoah, finalizzato proprio alla preparazione di quel viaggio, e le letture suggerite erano finalizzate a quelle, in primo luogo Primo Levi, ma non solo, Giuliana Tedeschi, tutti i testimoni che avevano scritto su Auschwitz, perché erano stati ad Auschwitz.
E lì ci accompagnò Natalia Tedeschi, la compianta Natalia Tedeschi, che era la prima volta che faceva un viaggio. Questo libro che abbiamo fatto nel 2006 rappresenta un po' la sintesi di tutti questi viaggi, di tutti questi, dei primi 10 anni di questo progetto. Il secondo capitolo, perché il primo capitolo è già confluito nei primi anni in un testo precedente. C'era questo testo qua che del 2001, si era questa prima sintesi, poi dopo altri 5 anni al decennale. Un video molto più ampio. La ricaduta sulla città, potresti raccontare, cioè che cosa poi le scuole hanno fatto, visto che il comune comunque finanziava parzialmente o seguiva questa iniziativa, quali sono state poi dopo le presenze delle scuole? Per esempio, quando si facevano, quando è stato istituito il giorno della memoria, il 27 gennaio, con delle mostre fotografiche, spettacoli teatrali, ad esempio al Matteotti, oppure sono stati proiettati dei video, per esempio in questo libro che raccoglie le testimonianze, ma anche il racconto di questi 10 anni di progetto, ha nel risvolto di copertina alcuni dei video realizzati. E sulla copertina ha le foto dei testimoni che ci hanno accompagnato, che sono realmente stati il perno di questo progetto. Che sono Natalia Tedeschi, che non c'è più, Albino Moretti, che non c'è più, Anna Kerr, che anche lei non c'è più, Benito Cuiatti, è anche lui mancato recentemente, invece gli altri sono vivi, Giorgio Ferrero, Natale Pia, Pio Pigo e Marcello Martini. Poi, se ci parli un attimino del teatro, da quando abbiamo iniziato, è il tuo passaggio, quindi studente, attore, regista. Allora, ho iniziato nel 94, abbiamo fatto biennio l'anno scorso superiore con questo mondo Pininfarina di 1600 studenti. Arrivavo con una scuola piccolissima e mi sentivo un po' sperso. E il professore di chimica dell'epoca, che è ancora il professore di chimica attuale, il professor Burgassi, mi propose di entrare a far parte del corso di teatro. Iniziai così per gioco e da lì scoprii in verità una delle più grandi passioni della mia vita. Feci il corso 94, 95, 96 qua a scuola, in cui facevo ancora il corso qua a scuola, feci il provino per entrare in un'accademia, entrai e praticamente io mi diplomai nel 96 e nel 98 tornai in qualità di supporto alla costruzione degli spettacoli. È il 2009 e sono ancora qua. Quest'anno è l'11° spettacolo che montiamo insieme a Pininfarina. Il passaggio da attore a regista. Ma allora, quando lo fai appunto da ragazzo c'è un grande divertimento, perché questo è lo scopo principale di questo laboratorio, il fatto che è un extra scolastico, quindi finito l'orario della scuola, i ragazzi di tutte le classi mescolate possono fare questo laboratorio. Quindi lo fai ovviamente come divertimento. Nel momento in cui fai tra virgolette il salto di barricata, naturalmente c'è la responsabilità di produzione, di direzione dello spettacolo. In tutti questi anni qua abbiamo sempre lavorato un sacco perché gli spettacoli avessero un messaggio forte che potesse arrivare anche al pubblico e soprattutto loro fossero portatori di questo messaggio. Penso, abbiamo lavorato sulla diversità, abbiamo lavorato sull'affidamento, abbiamo lavorato sul mondo della scuola, sull'accettazione di se stessi, sul mondo visto dagli ultimi. Insomma, ogni anno abbiamo tentato di raccontare una storia nuova e che fosse in qualche modo portatore di un messaggio forte. Da questa esperienza è nata anche poi in effetti quella che è adesso la tua associazione, dove sì, tu lavori a tempo pieno, e se spieghi un attimino perché l'associazione si chiama Teddaca. Ok, quando ho iniziato a fare teatro c'era qua a scuola un professore che si chiamava Leonello Candotti, con cui abbiamo realizzato appunto i 3 spettacoli di quegli anni. Appunto, come ho detto, io intanto stavo facendo un percorso di formazione anche esterna all'Accademia di Teatro che ho terminato. Quando ho terminato era praticamente il 98, Leonello Candotti purtroppo si è ammalato ed è mancato.
Io sono subentrato praticamente a lui nella conduzione di questo laboratorio, e con i ragazzi che sono usciti negli anni successivi praticamente da questo laboratorio abbiamo fondato all'inizio, molto per gioco, un'associazione, una compagnia che si chiama TEDACA, che significa teatro, danza, canto, perché i tre fondatori siamo un attore, una ballerina e una cantante. E in particolare un pezzettino di questa associazione, ovvero la compagnia che lavora sull'aspetto teatrale, l'abbiamo denominata Lio, proprio un po' a memoria di Leonello. Negli anni questa associazione si è ingrandita incredibilmente, adesso gestiamo uno spazio, è diventata una compagnia vera e propria professionistica che gira per l'Italia. Per sei di noi è diventato anche lavoro a tempo pieno. E la cosa bella è che tutti i ragazzi che sono usciti dal Pininfarina hanno la possibilità di venire nella nostra compagnia e di continuare a formarsi per poi poter entrare in compagnia teatrale. E quindi ad oggi nella compagnia ci sono un sacco di ex allievi Pininfarina. Per loro è diventato un vero e proprio lavoro, un laboratorio teatrale. Abbiamo fatto anche tanti viaggi, tante esperienze. Quali sono state? Il laboratorio teatrale del Pininfarina ha viaggiato sempre un sacco. Abbiamo fatto una data al Piccolo Reggio in occasione di un progetto di solidarietà in cui il Pininfarina era stato ospite. Abbiamo partecipato alla Salone del Libro nello stand ufficiale della NIUR. Siamo stati a Bari alla Fiera del Levante, ad una festa internazionale sui giovani, e i ragazzi avevano portato un pezzo di uno spettacolo. Siamo stati in Inghilterra per una manifestazione internazionale in cui il Pininfarina rappresentava l'Italia. Una settimana di spettacolo, ogni giorno ogni nazione si esibiva, e i ragazzi si sono esibiti in una piazza grande come la nostra piazza San Carlo di fronte a 30-40.000 persone. Dopo la nascita del laboratorio teatrale si è avuta la nascita del laboratorio musicale qualche anno dopo. In che rapporti si viene a trovare il laboratorio teatrale con il laboratorio? Qual è il supporto? Inizialmente nasce il laboratorio musicale come una sorta di costola del laboratorio teatrale, poi negli anni in realtà è diventato un vero e proprio laboratorio grande, importante, con tantissimi ragazzi che vi partecipano. I primi anni soprattutto abbiamo lavorato molto perché il laboratorio musicale creasse e facesse tutta la parte di colonna sonora per gli spettacoli teatrali. Negli ultimi 2 o 3 anni questo è sempre continuato ad avvenire, ma il laboratorio musicale ha avuto bisogno anche di uno spazio vero e proprio di concerto, perché se tu hai 20 ragazzi che fanno un laboratorio musicale, assolutamente bisogna poi anche di dar loro la possibilità di fare un concerto dove esporre quello che loro sono riusciti a fare durante l'anno. Quest'anno stiamo di nuovo facendo un po' ritorno alle origini, nel senso che indubbiamente loro faranno comunque una parte di concerto, in più di nuovo collaboreranno alla creazione di alcuni pezzi musicali per lo spettacolo che stiamo andando a realizzare. La scuola si legge principalmente su chi si mette. Il corpo docente del Pininfarina è un corpo docente forte sotto tutti i punti di vista, e lo è stato nel tempo, lo è tuttora. Forte perché non si lascia manovrare facilmente, ha una grossa personalità e una grossa capacità progettuale che si è espressa nel tempo attraverso i tantissimi progetti che sono stati fatti, nazionali e anche europei. Pininfarina da 3 anni è polo regionale dell'ICT per i percorsi FTS, unico polo su tutta la regione Piemonte, ha partecipato a diversi progetti europei, e in tutte queste attività gli insegnanti sono stati e sono elemento trainante ed elemento portante della scuola. Gli insegnanti sono sempre stati una categoria tipica. All'inizio degli anni 70 invece c'era stato l'ingresso di molti giovani insegnanti, si erano strutturati in sezione sindacale, erano più vicini alle rivendicazioni di studenti. Si trattava allora chiaramente degli insegnanti che facevano riferimento alla sinistra sindacale, alcuni dei quali sono rimasti poi nella scuola e sono stati, diciamo così, dei punti di riferimento anche negli anni successivi, non so, professor Carlapiano. Ecco, ripartendo da questo, negli anni 90 invece è stato un nuovo momento di musica grande, e qui a Pininfarina è stata una delle scuole che ha creato l'aggregazione che poi abbiamo definito il Consiglio dei Legati. Pininfarina può essere assimilato forse un po' al Grassi, cioè istituti dove
l'ambito di discussione è sempre stato un po' aperto, dove l'autonomia di giudizio è sempre stata considerata un valore, dove la partecipazione alle scelte collettive è sempre stata considerata una cosa importante. Dal punto di vista, diciamo, della comunità in generale, c'è sempre stato il fatto di favorire la discussione, di favorire l'elaborazione collettiva. E in questo periferia era un territorio fecondo. Sono gli anni della protesta dei comitati di base nella scuola, e periferia è stata allora una delle scuole più attive nell'alimentare questo tipo di protesta, quella stagione di discussione e mobilitazione. Nasce dal fatto che le organizzazioni sindacali tradizionali, diciamo così, si trovavano ormai, io lo dico così perlomeno, su una china discendente dal punto di vista della difesa dei diritti dei lavoratori. Salari, stipendi che venivano erosi, il tentativo di riarticolare il rapporto di lavoro dentro la scuola anche in forme più rigide, assegnando anche più poteri al dirigente scolastico. In questo clima c'è una forma di insofferenza da parte degli insegnanti che viene catalizzata e fatta crescere dagli strati più attivi di questi insegnanti, che si costituiscono in comitati di base in ogni scuola. Quindi Farina fu molto presente, perché a Torino comunque l'iniziativa era una scuola dove si fece di più in termini di mobilitazione, in termini di partecipazione agli scioperi, e anche quella fu un'esperienza positiva, perché poi alla fine, se non ricordo male, il contratto collettivo nazionale di lavoro che si portò a casa quell'anno lì fu l'ultimo contratto che vide una crescita significativa del salario ottenuta dal punto di vista dei diritti. Però noi poi negli anni 90 abbiamo dovuto uscire dal letto su scheda. Beh, questa è la tipicità del Pininfarina e del quadro politico sindacale che vi si trovava. Io, tu, Claudio, altri, insomma, cioè Margherita, persone così che avevano speso molta parte della propria vita dentro la scuola, cercando di migliorare le caratteristiche dal loro punto di vista. Si intende allora che tutti i lavoratori della scuola dovessero partecipare a questa iniziativa, recuperando anche un rapporto corretto di delega tra rappresentanti e rappresentanti. Un rappresentante a ogni tre lavoratori, dove tutti avevano il diritto di essere eletti e tutti potevano essere elettori. Si prevedeva la scadenza annuale, se non ricordo male, non solo, ma si prevedeva anche la possibilità di revocare la delega che era stata fornita. Cerchiamo di esportarla anche in altre scuole. Fu, io credo, un'iniziativa feconda. Trovammo l'ovvio riconoscimento da parte del dirigente scolastico. Ci fu anche modo di trattare un funzionario del provveditorato, comunque di aver avuto una condizione positiva anche con i sindacati tradizionali. Il rapporto con i colleghi. Quel tipo di attività sindacale si svolge correttamente se c'è una relazione precisa con il collegio dei docenti. E qui il collegio dei docenti di Pininfarina, almeno fino a quando io ho fatto parte di questo collegio, è stato sempre molto presente, molto attivo, molto disponibile a discutere, anche scontando il fatto che la discussione richiedesse del tempo. Ricordo delle volte nelle quali su questioni controverse il dirigente scolastico minacciava la possibilità di convocare il collegio, e il collegio rispondeva sostanzialmente: va bene, se si deve discutere si discute. Il collegio docenti è composto da moltissime persone, tutti hanno la loro opinione, hanno diritto ad averla e tutti la manifestano, quindi ci sono stati anche momenti di tensione, di difficoltà. Ricordo certi momenti sull'attivazione delle sperimentazioni per le quali il collegio era chiamato a decidere. Quindi c'è un collegio docenti vitale, un rapporto importante tra le diverse componenti che ci stavano dentro, rapporti anche conflittuali con la dirigenza, tra gruppi di insegnanti, ma a volte anche tra l'intero collegio e la dirigenza. Siamo arrivati al punto che il Consiglio dei Delegati ha proposto lo sciopero, perché non è una situazione diventata insostenibile. Il dirigente scolastico ha assunto delle decisioni che non stavano né in cielo né in terra e che giocavano nei suoi poteri, quindi era necessario dare una risposta forte. La risposta ci fu, il dirigente scolastico venne completamente isolato dalla scuola, perché lo sciopero aveva una tensione massiccia. La vicenda era molto importante, perché una giovane collega è stata lasciata, abbandonata a se stessa nella difficile relazione con la classe, erano state attribuite delle colpe sulla questione della classe che lei non aveva, e questo era stato utilizzato come scusa per risolvere il rapporto di lavoro. Era un potere che il dirigente scolastico non aveva allora, anche oggi, e quindi era necessaria una risposta forte. La risposta fu forte, quella
provvedimento che aveva assunto tutti i progetti. La risoluzione del rapporto di lavoro ci fu, ma appunto perché la collega lo scelse, anche perché non si sentiva più di stare in classe in quelle condizioni. Passato il periodo della presidenza Panaro si sono susseguiti alcuni presidi per un decennio, in questi anni è cresciuto numericamente, ma è cresciuto anche su una serie di attività collaterali e di impegno sempre nell'ambito delle sperimentazioni. Il corso di fisica nucleare piano piano si è anche lui ammodernato, passando poi nei primi anni 90 al progetto di fisica ambientale sanitaria. L'arrivo del preside Moro nel 1991 ha avviato un grosso periodo di trasformazione dell'istituto. Il preside Moro è arrivato qui con una grossa esperienza manageriale anche esterna alla scuola e ha sicuramente precorso i tempi per quella che è stata un'impostazione della scuola, dell'autonomia, ambito di pura esecutività di circolari ministeriali a ambito progettuale. Parallelamente all'aspetto didattico c'è stato un grossissimo cambiamento a livello organizzativo. L'istituto è stato sicuramente il primo istituto che ha visto il registro elettronico, il cablaggio di tutte le aule della scuola con computer collegato in rete, l'ammodernamento e una concezione della gestione delle risorse strumentali e del personale finalizzato alla valorizzazione e all'ottimizzazione della stessa. Grosso aspetto di cambiamento anche dall'aspetto amministrativo, con la riorganizzazione della segreteria, con una concezione moderna e all'avanguardia della gestione degli uffici. Tu sei l'ultimo presidente arrivato, puoi raccontarmi come hai trovato il Pininfarina? Sì, dunque, io quando ho saputo che il collega Moro avrebbe lasciato, innanzitutto ho preso una serie di informazioni su questo istituto di cui si diceva molto, e dopo soprattutto all'esterno per l'aspetto strutturato che in effetti ha, intendo dire soprattutto per quello che riguarda i servizi di segreteria, per quello che riguarda l'altissimo grado di informatizzazione eccetera, e questo è quello che ho trovato. Anche se questo aspetto decisamente positivo ha un pochettino, questa è l'impressione, messo in ombra quelle che sono le caratteristiche più legate al collegio dei docenti, che è un collegio composto da un sacco di professori, è un collegio vivace, è un collegio pieno di voglia di fare, è un collegio che mi ha dimostrato in questi 6 mesi all'istituto che è di altissimo livello, per cui l'idea che era a maggio-giugno di diventare preside di uno dei 2 o 3 più importanti istituti tecnici industriali del Piemonte si è non solo confermata, ma addirittura si è andata precisando in forme che sono piacevolmente inattese. Cosa pensi di fare per il futuro e le cose che hai già fatto? Beh, in questo momento ci troviamo a vivere una fase molto particolare. È andato finalmente in porto il riordino dell'istruzione superiore, è un momento difficile come sempre succede nei trapassi quando, come diceva Gramsci, il nuovo non si è ancora manifestato e il vecchio continua a sopravvivere. Io sono consapevole soprattutto che l'identità culturale forte che è di questa scuola dà quasi un'ipoteca sul futuro di questa scuola, perché sostanzialmente la vocazione a continuare ad essere un istituto tecnico industriale, a ribadire quelle che sono le proprie caratteristiche, a ribadire in maniera ancora più strutturata il legame con il territorio, il mondo del lavoro, il mondo dell'impresa,
della fabbrica è senz'altro la carta vincente. All'interno di questo però il concetto, se vogliamo, nuovo, che l'Istituto Tecnico, in quanto portatore di una cultura tecnica e tecnologica, all'interno di un concetto più generale di cultura, nel quale entra naturalmente anche una serie di iniziative, quali quelle della presentazione dei libri agli studenti. Ne abbiamo già fatte due o tre in occasione dell'annuale Fiera del Libro che si tiene a Torino. Probabilmente riusciremo ad avere anche qualche autore qui che potrà parlare ai nostri ragazzi. La valorizzazione di quelli che sono aspetti non secondari della cultura del personale, le mostre dei nostri pittori. Poi abbiamo un professore che fa delle sculture molto belle, il tentativo in qualche modo di costruire in senso più generale un vero e proprio ambiente di apprendimento, che è naturalmente basato sui laboratori, è basato sulle aule, sulle nuove didattiche, sulle nuove tecnologie, ma è basato soprattutto sulle persone e costruito sulla loro valorizzazione, anche in quelli che potrebbero sembrare aspetti correlati ma non bondanti del lavoro di tutti i giorni. Un ultimo aspetto che vorrei sottolineare è quello relativo al nostro territorio, al comune di Moncalieri. Il comune di Moncalieri che fra qualche settimana andrà all'elezione della propria amministrazione. Ecco, io sono in qualche modo impaziente di avere i riferimenti di quelli che saranno gli amministratori del comune, perché secondo me una scuola come questa non vive se non all'interno di una serie di rapporti, se non estende la propria influenza culturale naturalmente anche nel territorio circostante. In particolare, guardandoci attorno, possiamo vedere che in questa zona alcune nostre strutture possono essere messe a servizio del territorio e della popolazione. Sto pensando ad esempio al nostro salone dei congressi, che verrebbe a riempire anche un vuoto istituzionale. Sto pensando a determinati servizi, quali la costituzione di un vero e proprio campus informatico che investa i giardini che sono antistanti il nostro istituto, che facilmente potrebbero essere cablati con il contributo del comune e coperti da un wireless gestito direttamente dal Pininfarina, e quindi fa parte, diciamo così, del nostro istituto anche per coloro che sono all'esterno, che possono venire con il loro computer e collegarsi al web con i servizi forniti dalla scuola. Ma queste sono due idee, ma ve ne sono molte altre, che dovrebbero in qualche modo venire anche incontro ai nostri studenti, soprattutto a quel bacino di nostri studenti che sono sparpagliati lungo la statale che arriva addirittura in provincia di Cuneo o da un'altra parte della collina, da Chieri, da Riva, eccetera, che avrebbero quindi in qualche modo un centro proprio nel Pininfarina dove passare non soltanto le ore di lezione, le ore delle attività extrascolastiche, insomma abituarsi un pochettino a far capo al Pininfarina anche come fornitore di servizi alla popolazione. Ecco, questo è tutto.